Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video alternativo oggi. Come vedete non siamo in bicicletta. Anzi, puliscono i sentieri. Puliscono i sentieri, vi presentiamo Pippo, a New Entry, dei ragazzi. Da qualche giorno siamo dietro a sistemare qualche sentiero, adesso vi facciamo vedere i lavori e dopo vi faremo vedere dove andremo a intervenire. Non vi sveleremo in anteprima il posto perché è ancora top secret, ma pian piano mostreremo anche quello. Vediamo un attimo. Questa è la prima parte del sentiero, come potete vedere abbiamo dato una bella grattata al fondo e finalmente possiamo dire di avere un sentiero tutto nostro. Guardate che terriccio pazzesco. Andiamo a raggiungere gli altri ragazzi. Qua non sembra in GoPro ma è bello ripido, giusto Pippo? In GoPro so che sembrerà piano, ma in realtà così non è. Soprattutto fare questa traccia di destra è bella impervia. Prima farlo venirci da qua. Evitiamo. Qua non si vede, ma guardate tutte le foglie che abbiamo già messo in parte. Ci sarà state giù 30 cm di foglia. Qua il trail continua e qua ieri abbiamo dovuto fare un mega lavoro perché non esisteva questa curva. Dopo magari posterò le foto del prima e dopo. Abbiamo dovuto togliere dei massi, allargare il sentiero, togliere tutti i sassi che c'erano sul fondo e guardate qua che spettacolo che è venuto fuori. Tanto il terreno si è già compattato, ottima cosa. Che abbiamo fatto gli appoggi anche lì. Qua abbiamo pulito il fondo della valletta, come vedete quando piove deve essere un devasto. E ora arriviamo fino al punto in cui siamo arrivati ieri. Di qua ragazzi, soffia foglie già avviato. Ragazzi, piccola menzione perché questo soffia foglie è una bomba. Attrezzatura. Gli altri ragazzi sono già all'opera. Posizioniamo la GoPro, posizioneremo qua da qualche parte e proveremo a fare un time lapse. Saluta Gio. Non stai aiutando, saluto Vlad! It's the dream. Il nostro Vlad, tutto bello impolverato, Vlad. Com'è soffiatura? Bello, soffia benissimo. Bello? Sembri biondo, cazzo.
tenervi col fondino qua, che è pessimo, però sta venendo uno spettacolo. Anche figa. Guarda il nostro Gio come spazza bene. È ma in ipromotion. Ah no, certo. Che stile che hai. Giornata terminata, ragazzi. Ma domani saremo ancora qua. Dobbiamo ancora a finire, abbiamo ancora dei bei pezzi. Vlad, com'è finora sentierino? Tutto bello, tutto. Ma hai lavorato bene, si vede, sembra Harry Potter. Vlad, è che dammi una mano che spostiamo questo. Vabbè, alte che fondo. Vlad, ormai c'è un futuro da trail builder. Che oggi andiamo a scaldare soffia foglia, ce ne avremo ancora per 2 o 3 giorni sicuro. Con noi c'è Lori oggi, siamo solo in 3. Grande Lori, grande Lori. Questa è la situazione com'è. Fino a qua ormai Vlad, fino a qua è quasi in autostrada, figa, una spianata. Bravi ragazzi, guardate qua che situazione. Dobbiamo andare fin giù là, saremo all'incirca a metà trail, seguiranno aggiornamenti ragazzi, ora al lavoro. Situazione è così, si continua, che oggi giornata di pulizia ragazzi, come sempre il buon Vlad, buongiorno. Qua sono andati avanti il Lore e suo papà l'altro giorno, andiamo solo a vedere un attimo com'è e dopo si ricomincia. Sentiero super flow, sono le ultime rifiniture da fargli, ma non è male. Qua c'è una linea un po' più easy e questa è quella che hanno pulito i ragazzi, bella strong, sarà da fare un po' più la curva, l'appoggio, come sempre da GoPro sembra piana ma è bella ripida da fare giù. Ok, qua dove si districa, questo è quello di sotto che abbiamo detto prima e questo è quello più strong a destra, anche se il cartello segna a sinistra piazza, noi lo faremo a destra, giusto? Sì, ovviamente. I lavori continuano, abbiamo dato una bella pulita. Lì abbiamo fatto una mezza parabolica in uscita di curva. Adesso dovremmo sistemare giù là, dove c'è Lori. Se riusciamo a fare una piena, fare un appoggio perché è un po' a gomito. Ora sistemeremo quella curva lì. Bye.
dopo un'oretta e mezza qua di sgobbata, il risultato più o meno è questo. La parabolica non eccellente, ma direi buonissimo, anche se il sentiero da sistemare anche questo, però direi che a differenza di prima è tutt'altra cosa, ragazzi. Non so se si vede in cam, vabbè, ora è ottima, ma procediamo. Si continua, come vedrete il video è suddiviso in più giorni, non abbiamo registrato moltissimo perché siamo presi a lavorare. Abbiamo dato un bel colpo di mano anche oggi, sto qua al nostro paride dalle 8 stamattina, abbiamo mangiato un bel panino camuno col salame e poi abbiamo ripreso i lavori, guardate il nostro Vlad. La situazione è questa, adesso noi continueremo e creeremo due vie, però ormai abbiamo finito e poi finalmente lo proviamo. E il nostro Gian anche oggi fatica, pensavi te il sabato di fare la pacchia, invece un cazzo. Dai, che spettacolo però, ragazzi, degni dei migliori trail builder. Sono arrivati anche i ragazzi, scalo. Com'è il sentiero? Cazzo, loro lo provano. Lori, com'è il sentiero? Top. E finalmente riusciamo a far lavorare anche Abu, l'ingegnere Abu. Attenzione, questo è un evento epocale, ragazzi. Questo è grandissimo. Vai Abu, facci vedere come lavori. Fai passare giù Lori, Abu, dai. Via, via Gian, che vogliamo vedere Abu. Sarà il primo uomo che lavora con la mazza e il casco, figa, in sicurezza prima di tutto. Anche gli occhiali. Attenzione Abu, ha sollevato il suo primo masso. È un trail builder coi fiocchi. Mamma mia, signori. L'anno prossimo in paganella. Attenzione. Eccolo lì, ma si usa al contrario, no? Ma no, stacca giù qualcosa qua, no? Non fa la sega. Sega, togli il casco. Guardate che lavoro anch'io. Con il supporto dei Val di Scalve Boys, ragazzi, abbiamo fatto anche questa, guardate. Ma qua però è merito di Abu. Abu e Scalo. Abu e Scalo. Ma questo è Vlad. Parabolina tattica. Adesso vediamo se riesce il nostro Scalo. Vai Scalo. È ancora strettina. Ade Yari. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ci sentiamo ciao. Sì, ciao ciao. E finalmente dopo settimane di lavoro si prova il sentierino, ragazzi. Oddio. Segarlo, io qui. Figa. Che figata! Bella!
Non c'è nessuno? Puttana! Puttana! Spettacolo, gnari! Si continua, chiudi bene Vlad, eh. Mi raccomando ragazzi, se fate questo sentiero chiudete il cancellino, dopo metteremo la traccia nella descrizione, nel link del video. Grandi ignari, vai vai, bello, andiamo. Non sono proprio in forma, sono 3 settimane che sono fermo, si sta male sto sentiero, cazzo, mi sento che non ho perso la manualità, cazzo. Grazie. Raccomando ragazzi, chiudete, eh. Se no cominciano a scassare il cazzo di Tavi. Sentire comunale, ma. Bello tosto, eh. Questa era la nostra parabolica. Abbiamo lavorato tutto il giorno anche oggi. Cazzato, eh. Dove vai, Mipro? Ah, mega riva mia. Non lo voglio fare gradone picchiarla. Bello. Ciao ragazzi. Capi vecchio? Sì. Ciao bello. Ci vediamo. Alla prossima. Fa bravo. La prossima volta sono curioso di vedere se ti riesco a fare il drop che ho creato. Wow. Ah, dimenticavo ragazzi, noi per fare questi lavori abbiamo chiesto permesso in comune, quindi mi raccomando, se mai avessi in mente di sistemare qualche sentiero, informatevi dalle autorità locali. Qualche casino salta sempre fuori, come è successo a noi, che
qualche tratto di sentiero privato qualcuno rompe le palle, però mi raccomando, fate sempre le robe con documentazione in regola. Bene, finalmente finisce qui dopo 3 settimane di pulizia anche questo sentiero. In realtà avremo altre 2 parti a scendere che arriveranno, che tanto le sistemerà tutte Abu, perché ormai, ormai ha preso la mano, si è preso la mano, come avete visto nel video. La seconda parte la sistema Abu e Lori, sistema loro due. La seconda parte che arriverà a sentire i tedeschi, poi avremo Carinelli, avremo mille altri, però non staremo qua a documentarvi tutto. Se vi interessa scrivetelo nei commenti che ci pensiamo. È stata faticosa, però i sentieri sono spettacolari, ragazzi. Yes. Giusto? Dategli un parere, dai. Vlad, Vlad ha lavorato quasi tutti i giorni, quindi. Anche io, a parte oggi. E anche te, però Vlad, 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 vai. 3, voto 10. 10 lode. 10, voto 10. Allora. Il percorso mi è piaciuto anche per quello in bici, ma il fatto che abbia pulito, abbia pulito io mi dà una grande soddisfazione. Vero, fa onore questo. Vero, bravo. E poi ecco, vi ricordo di seguirci sui nostri social, Instagram, YouTube, Facebook. Ce lo faccio dire bene, però prima domandiamo ai ragazzi. Ori, ma è venuto quasi tutti i giorni, quindi. I sentieri sono belli. A parte l'inconveniente di oggi. Combinato, sei caduto. Ciao, diciamo che abbiamo fatto un. C'è paio documentato? Di c'è documentato, dobbiamo metterlo. Abbiamo fatto un paio di dritti. Bisogna sempre tagliarli in diretta. Mini, Mini invece te cosa dici? Bel post, bella set. Wow. No, beh, bella semia ta, perché. Abbiamo avuto degli inconvenienti. Così detto, dai, così detto. Sì, ecco, sì. Stavo dicendo. Ah, ok, quelli, ok. Sono ricaduto. A purtroppo dritti, però. Siamo stati intimati con una motosega. Ecco, non un'altra a parlare di motosega, neanche a farlo apposta. Vabbè, io non ho lavorato come tutti gli altri. No, vabbè, ha messo volta. Su, ci ha supportato moralmente. Però... causa tanta scuola, roba. Causa scuola, perché se no sarebbe venuto. Tanta roba, tanta roba. Avrei tempo per recuperare. Sì, dai. Il secondo. Sì, faremo. Il secondo è veramente bello. Cioè, dentro tutto. Entrambe le parti sono belle. Niente, ragazzi. Speriamo che questo tipo di video vi sia piaciuto, una roba diversa dal solito. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social come sempre per supportarci. Ci saranno grandi novità, potete trovare anche tutta la lista dei prossimi tour estivi 2022. Niente, lascio a loro due dire il resto. Niente, vi ricordo che le nostre che le iscrizioni sono ancora aperte dell'associazione. Dove, Vlad? Io Rollio Bike di Darfo e Schempo. Fu di Plemo. Buona, perfetto. Iscrivetevi al canale, se no chiudiamo tutto. Ciao. Oh, bravo. Bravo Vlad. Saluto Mini. Se no non vedete più il Vlad se non vi iscrivete al canale. Nazionale. Dopo un bacio. Un bacio. Occhio. Andi, ragazzi.